Presidente, abbiamo intitolato questo speciale 30 anni e non sentirli. Sente più il peso dei 30 anni che sono passati ad occuparsi dell'Udinese o il piacere e la soddisfazione di averle vissuti? No, sono passati con una rapidità assoluta, perché ogni anno che finisce poi aspetti il prossimo perché vuoi consolidare i risultati che hai avuto o perché vuoi migliorare questi risultati che magari non sono stati brillanti. Quindi sono stati 30 anni un po' faticosi, però passati diciamo felicemente, nel senso che per la verità anche nel lavoro ho sempre fatto le cose che mi piacevano e quindi le ho fatte con passione e quindi il tempo è passato rapidamente. E come sapete, da alcuni anni io ho passato la mano ai figli. Mio figlio Gino dirige diciamo tutta la parte sportiva e Magda quella commerciale, ecco. E quindi io a tempo perso, perché sono molto in Spagna, a tempo perso faccio qualcosa di gestione. Rimango sempre un grande tifoso dell'Udinese soprattutto, e quindi guardo diciamo questi 30 anni con piacere. È vero che è stata la signora Giuliana a dirle c'è la possibilità di prendere l'Udinese, quindi è vero che ha avuto una spinta. Lei sì. Non piace parlare molto della famiglia, però sì. C'è questo aneddoto che mi piacerebbe che lei ci raccontasse. Beh, ma credo che sia ormai noto che mia moglie andava dal parrucchiere lì, dove andava anche dal CIN, che era unisex come parrucchiere, e parlando con il parrucchiere stesso, gli diceva ma qui del CIN cercano di vendere la squadra, era Massa allora, e che mia moglie si è interessata, ha creato questo contatto tra me e dal CIN e da lì è partita diciamo l'avventura. Si è mai svegliato una mattina e ha detto ma cosa mi hai fatto fare Giuliano? Non mi sono mai pentito di nulla, nel senso che io pensavo di entrare diciamo e far parte di una cordata, così si pensava di fare, non pensavo assolutamente di prendere la società in prima persona, cioè era una società che veniva diciamo lasciata da Massa, non c'erano grandi alternative e ci voleva questa cordata e io mi sono reso disponibile per partecipare. E poi come succede sempre nelle cordate che non esistono, esistono solo nelle favole, no? E sono rimasto da solo e da lì sono passati 30 anni. Ma si può fare calcio pensando a questa attività soltanto come un'attività manageriale, aziendale, oppure serve essere minimo appassionati? Si può fare, oggi bisogna essere appassionati, però si può fare perché lo dimostra l'Inghilterra, la Germania e diciamo anche in Francia e la Spagna, per la Spagna è un po' più difficile, no? Però effettivamente sono paesi dove c'è interesse diciamo anche delle multinazionali a fare investimenti e a far diventare grande diciamo il movimento del calcio. In Italia siamo ancora un po' per le leggi eccetera, un po' arretrati in questo. Lei si sente pienamente a suo agio in questo calcio moderno oppure prova nostalgia di quando ha iniziato e magari era diverso, si trattava direttamente tra presidenti, c'erano no, meno procuratori? No, 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 assolutamente, è molto migliorato da quando ho cominciato. Quando ho cominciato era un disastro, no, no, molto, molto migliorato.
però bisogna fare meglio, perché in altri paesi stanno facendo meglio di noi. Tanto è vero che fino a 8-10 anni fa il calcio italiano era il più bello del mondo, adesso non si può dire questo, allora vuol dire che siamo rimasti indietro. Oggi che si parla finalmente di Moviola con la sperimentazione che inizierà dalla prossima stagione con alcune partite, cosa pensa lei, visto che già molto tempo fa lei aveva studiato un meccanismo per provare ad eliminare quelli che sono gli errori che un arbitro può commettere perché essere umano? Quando ho avuto l'opportunità, abbiamo anche speso dei soldi per fare dei brevetti, per fare delle sperimentazioni, abbiamo avuto anche l'appoggio della federazione, che quei brevetti glieli abbiamo regalati alla federazione. C'è un brevetto appunto per il gol non gol e un altro per il fuorigioco. Quindi noi avevamo previsto di fare una moviola automatica che segnalava automaticamente il fuorigioco e il gol non gol. Il gol non gol è una realtà applicata e adesso da quest'anno vedo che si comincia anche con la mia moviola più in generale. È più difficile gestire un'azienda o un'azienda calcistica? È chiaro che l'azienda calcistica ha una variante difficile da controllare, che è il risultato, no? Perché alle volte giochi benissimo e non ottieni, perdi la partita. Però è anche vero che a lungo andare, se hai una buona squadra, arrivi in fondo con un buon bottino, no? Ma non magari quello che potevi raggiungere, magari potevi fare il terzo posto, il secondo, hai fatto il quarto per degli inconvenienti, no? Di questo tipo. Quindi, mentre in una società, un'azienda, in un'industria, in un'azienda manufatturiera, eccetera, programmi, sai quello che fai, sai quali sono gli obiettivi e li raggiungi, salvo poi condizioni eccezionali di mercato, però questo insomma è ciclico, no? Ma normalmente è un'altra cosa. Tornando più nello specifico del calcio dell'Udinese, Zaccheroni, Spalletti, Guidolin, è corretto dire che sono state tre figure fondamentali in questi 30 anni per la crescita del club sotto il profilo sportivo, che poi sappiamo accompagna quella che è la crescita generale di una società di calcio? Se arrivano i risultati è più facile crescere anche in altri aspetti. Indubbiamente gli allenatori sono quelli che sono capaci poi di valorizzare soprattutto i giovani, perché ci sono tanti giovani che sono passati di qua che non hanno lasciato traccia. Metà, non so, Candreva, gli allenatori del momento non hanno saputo valorizzarlo, no? E tanti altri giocatori che qui non hanno fatto granché e che poi altrove sono esplosi. E questo dipende molto dagli allenatori, ecco. L'allenatore è fondamentale. Dopo le ultime tre stagioni in cui si è dovuto ingoiare qualche boccone amaro, si sta notando in questo periodo una buona risposta dei tifosi alla campagna abbonamenti. Questo vuol dire che la gente sta dando fiducia a come la società ha impostato il lavoro in questa che deve essere la stagione che tutti indicano del riscatto. Siamo purtroppo queste situazioni di questi ultimi anni è legata anche a un invecchiamento della squadra. Ci sono i contratti, ci sono giocatori che non si riescono a sostituire, eccetera, rimangono e sono anche buoni giocatori, però piano piano ogni anno, senza neppure accorgersi, lo stesso giocatore perde un po' di rendimento, no? E si è verificato questa situazione. Adesso abbiamo rinnovato praticamente quasi tutto, quei giocatori che sono rimasti sono giocatori di assoluto affidamento, chiamiamoli quelli che c'erano già della vecchia guardia, e abbiamo preso dei giovani
che rientrano un po' in quelle caratteristiche che hanno sempre avuto quei nostri giocatori che sono stati la fortuna dell'Udinese. Dove vede l'Udinese fra 30 anni? Beh, diciamo, lo spirito di continuità c'è, perché già da alcuni anni ha preso in mano mio figlio e mia figlia e ho i nipoti che sono molto appassionati. E quindi, diciamo, c'è senz'altro una strada che indica una continuità. A chi si sente di dire grazie? Sono tante persone con le quali ho collaborato e che devo ringraziare. Poi, se parliamo di giocatori, sono tanti giocatori che sono stati bravi, che... Vabbè, l'ultimo è Di Natale, però ci sono tanti giocatori che sono passati di qui e che hanno fatto molto bene, hanno fatto la fortuna dell'Udinese. Parliamo anche di un fiore che lei neanche non si ricorda. Come no? Si ricorda, ecco. Vede, no? Quello lì, ad esempio, è un giocatore che ha portato soldi importanti nelle CAOM, nelle casse della società, oppure parliamo so di Amoroso, cioè sono tanti giocatori che hanno permesso la continuità, lo sviluppo. Ho sempre sostenuto che i tifosi sono fondamentali per il successo, la continuità di una società, assolutamente. E qui, per la verità, noi abbiamo sempre avuto questo zoccolo duro di 12-14 mila tifosi che hanno in qualsiasi circostanza, ma ai tempi dello stadio Moretti, quindi degli anni 50, 12-14 mila sono sempre stati. Il mondo è cambiato, però noi quello zoccolo duro lì l'abbiamo sempre avuto. E quindi diciamo che Udine, noi possiamo essere orgogliosi di avere questo zoccolo duro, perché è proprio il motore di questa società. Auguri, Presidente. Grazie.